There he was, lying in his bed, convalescing from a terrible wound. Nel suo letto, durante una convalescenza per una terribile ferita che aveva ricevuto in battaglia, leggendo i libri su Cristo e i santi, ha cominciato a pensare a cosa avrebbe potuto fare per imitare la vita dei santi e di Cristo, e collega immediatamente questa ricerca a Gerusalemme. Seeking to imitate Christ, and immediately he linked that with Jerusalem. Un pellegrino d'eccezione. Era il 4 settembre 1523, quando a Inicio López de Loyola apparve per la prima volta a Gerusalemme. Sono passati 500 anni da quel santo viaggio che iniziò e si concluse con la Città Santa. He went around on a regular pilgrimage, guided by the Franciscans, living with the Era un regolare pellegrinaggio, guidato dai francescani, viveva con loro, ma dentro di lui c'era questo ardente desiderio di restare in Terra Santa. Ha ricevuto grande consolazione dalla visita dei luoghi santi, dal Cenacolo, abitava probabilmente sul Monte Sion con i francescani, dal Santo Sepolcro, dove partecipava alla messa, alle processioni, visitando il Monte degli Ulivi, andando a Incarem, a Betlemme, ed arrivando anche a Gerico e al fiume Giordano. Quando finalmente chiese il permesso al padre custode di rimanere, gli venne comunicato che era impossibile restare. Sebbene il desiderio di restare a Gerusalemme per lavorare per le anime buone lo abbia animato per tutti gli anni, dal 1521 al 1523, una volta che il custode gli disse di no, accettò questa risposta. Questo è qualcosa che caratterizza l'obbedienza all'autorità della Chiesa da parte dei gesuiti. Their obedience to authority in the church. Rientrato dal suo pellegrinaggio, è nel 1540 che a Roma la Compagnia di Gesù viene approvata. A Gerusalemme l'antico ordine, fondato da Sant'Ignazio di Loyola, è presente dal 1913 con il Pontificio Istituto Biblico. Una presenza che vuole essere il segno concreto del desiderio del santo di essere in contatto con i luoghi dove il Signore si è reso presente. And we have been present ever since. Da allora siamo presenti in diverse attività, tutte legate al mondo biblico, attraverso prima l'archeologia e in questi ultimi 30-40 anni come campus dell'Istituto a Roma, per i nostri studenti che vogliono passare qualche tempo qui a studiare all'Università Ebraica o all'École Biblique. Ma la presenza della Compagnia di Gesù è più ampia. Abbiamo gesuiti da 40 anni che lavorano all'Università di Betlemme, alcuni compagni che lavorano all'Istituto Tantur, in realtà è il direttore. Abbiamo gesuiti che lavorano con i migranti, insegnando loro l'inglese. Ci sono alcuni compagni che trascorrono il loro tempo facendo ritiri, insegnando al seminario locale o facendo le guide spirituali. Others in spiritual guidance.